Una delle categorie che maggiormente è danneggiata da questo lockdown, anche nella fase 2, è quella delle estetiste. Abbiamo raggiunto un negozio di Manerbio, una realtà molto giovane che proprio nel marzo avrebbe festeggiato il secondo anno di attività. Siamo con la titolare Alessia Compagnoni. La situazione è critica perché comunque ormai siamo già chiuse da 2 mesi, quindi un'attività comunque ha dei costi fissi, come ad esempio l'affitto, le bollette, il POS, il telefono, tante spese. E adesso ad esempio nel mese di maggio e giugno ci saranno a pagare anche la Tari e l'Imu, perché io ad esempio ho acquistato l'immobile, quindi è preoccupante la situazione. E siete chiuse, pare, per ora fino al 1° di giugno. Esatto. Però quello che bisogna sottolineare è che voi in realtà già lavoravate in condizioni di sicurezza. Esatto, sì, per noi l'igiene è fondamentale da sempre. Anche prima utilizzavamo dispositivi di protezione come i guanti, la mascherina, e a ogni cliente veniva cambiato le salviette, la carta sul lettino, veniva disinfettato l'ambiente, sterilizzato gli attrezzi, quindi assolutamente. Per noi l'igiene c'è da sempre, diciamo. E quindi secondo me è più probabile che ci sia rischio di contagio in altri casi rispetto al nostro ambiente, come nell'estetica. Ho acquistato al momento il plexiglass da mettere sul bancone all'ingresso e le visiere per avere una maggiore protezione. Poi ci saranno i disinfettanti nelle cabine, avendo il lavandino, faremo lavare le mani alla cliente prima e dopo il trattamento. Poi ho acquistato i camici monouso e i copriscarpe. Ecco, una cosa importante è che farei un appello al governo di darci delle disposizioni ufficiali su un protocollo da seguire, perché effettivamente ancora non si sa su cosa dovremo acquistare, avere. E soprattutto di fare in modo che siano anche poi reperibili da acquistare. I rappresentanti effettivamente fanno delle proposte, ma hanno prezzi molto elevati, perché anche per noi non avere un costo troppo elevato poi in cabina sul monouso.